naturalmente sta massaggiando. Allora, qui c'è addirittura, pensate, vendo anatre mute. È fortissima questa, eh? Attenzione. Vendo. Eccola. Silenzio, Pronto? Pronto, signora? Sì. Buonasera, ho letto l'annuncio sul giornale. Sì. Buonasera, volevo sapere delle anatre, perché ne abbiamo già tante, però sapere se già le ha vendute. Sì, adesso gli passo mio marito. Ah, grazie, signora. Prego, buongiorno. Sì. Bruno. Le anatre mute. Cos'è un'anatra muta? L'anatra muta. Chi è l'anatra muta? L'anatra muta? Senza parole. Sì, ce l'ho. L'anatra muta. Ignorante. L'anatra muta è quella che non fa. Che non fa qua. Ok. L'anatra muta. Pronto? Signore, buonasera. Buonasera. Senta, niente, ho letto l'annuncio. Se gentilmente mi può dare qualche... spiegare, sì, qualche dettaglio. Grazie. Sì. Io ho praticamente delle anatre mute, poi se, sì, se le interessano ho dei galletti e gallinelle. Ecco, quanti, ecco, questo vuol sapere, quanti galletti ha? Ma ce ne ho diversi, ce ne avrò una quarantina. Ah, ce l'ha il galletto, perché poi sono quella particolare, che galletti sono? Sono galletti di praticamente vari colori, ma sono bellissimi. Poi è una, esempio, razza, che colori ha? Li conosce, li chiamano cinesi, ma... Ah, perfetto. Facciamo una cosa, sia gentile. Può aspettare un secondino soltanto? La lascio un attimo in attesa? Sì, sì. Un secondino soltanto, prendo la lista, un, sì, attimo. Sì, sorrido a lei, piango per lei, io mi specchio negli occhi suoi. Un angelo blu vola in cielo, ti stavo chiamando. Un angelo blu che se fischio torna giù con me. Un angelo blu e lei lo sa. Solo cielo grigio, se non sei con noi ti condurrò per la via con me, io sarò lì, ci puoi contare quando avrai bisogno di me, saprò affrontare situazioni amare, se il suo mare amare burrascoso ci sapremo confrontare, pare che chi spinge in alto lo può fare, bambi. Io amo lei, e lei ama me, più bella cosa al mondo non c'è, non c'è. Un angelo blu vola in cielo, ti sto accanto. Un angelo blu che se fischio torna giù qui con me. Un angelo blu e lei lo sa. È tutto ciò che io ho in gabbia la terra. Mai, dico mai, senti noi, gli occhi miei saranno di qualcuno che non sai come sei, per chi sei, se mi vuoi ancora accanto a te, vedi che le mie certezze, mai, le mie carezze, mai, per ogni parola non detta, ne penso mille, mai, mai, non so stare senza te il tuo respiro, bambi, dentro il cuore, dentro questa biro. Pronto? Attaccato, complimenti, un angelo bellissimo. Adesso noi richiamiamo, attenzione, non ho capito se è attaccato o è cascata la linea, attenzione. Shh. Shh. Eccolo, silenzio. Shh, sta zitta. Shh. Silenzio. Pronto?
Mi scusi, ma mi ha attaccato lei la linea? No, è caduta. Ah, perché ho detto, questo signore forse lo si è spazientito, ho pensato. No. Chiedo scusa. Niente. Senta, allora, io ho preso il foglio. Dunque, lei quanti galletti ha? Lei quanti ne servono? Ecco, noi abbiamo un giù a Latina. Lei intanto dove sta? Che zona sta? Ma lei sta a Latina. No, ma io vengo giù, eh. Ah, vabbè. Io ho mio cognato che abita dove sta lei, eh. Dove sta? Quanti... Ma vediamo dove un po'... sta il suo cognato? Mi scusi, allora, lei ha questo numero, sì. Vediamo un po' se siamo lontani dal il 0761, che sì. Corrisponde a Viterbo, zona quella lì, mi dicono. Praticamente che è Capranica. Ecco, allora, ascolti un attimo. Sì. Con il camion, quante riusciamo a caricarne di anatre? Ma volendo, guardi, sì. Io ce ne avrò, che posso dire, qualcuno c'ha i piccoli, ma perlomeno 30... Tra maschio e femmina, senz'altro. Ecco. Posso chiedere il prezzo? Come dice? Il prezzo, più o meno? Il prezzo, la coppia 40.000 lire. Ma non c'è sta in Saudi Fare come coppia? Non ho capito. La coppia non c'è sta, perché quelli sono gli unici, mi creda. Io glielo dico perché poi non è la prima volta che le compro. Cioè, gli unici che intende? No, sto dicendo, se lei vende 40.000 coppia, non ci stanno quelle... Sono le, mi creda, capita delle volte sì. Che chi prende la coppiata così, a parte i galletti, non ci stanno, quello dice, persona, l'ha presa la coppia così, quella funziona più la muta, però non ci stanno, rimangono fuori, sono gli unici, e la razza quella, poi dice la carne è migliore, ma fa, sa, i galletti? Pronto? Senti, ma lì c'è qualcuno che sta vicino a lei? No, veramente noi che c'è qualcuno... Sono in viva voce, c'è anche il direttore qua, siamo tutti qua, c'è tutta quanta la gente. Ma noi vogliamo sentire il prezzo e quanti ne ha e se c'è Sony e Tori. E basta, soltanto siete a fare. Il prezzo, quanto la coppia, quanto le aspetti, direttore, vediamo quanto mette la coppia. Quant'è la coppia? Ma... No, 40 è troppo. Lei è quel signore della televisione. Vi ho detto, scusate. Adesso esatto. Non mi ricordo nemmeno il nome, anzi, vorrei... Lo so, lei ha sentito le risate, no, vero? No, sì, ho sentito qualche cosa, però quello che volevo dire... Qualche cosa, lei io ha sentito ridere? Che addirittura che lei lo conosco da quando era ragazzo, fatalità. Non ho capito. Io penso che lo conosco da quando era ragazzo. Che cosa? E per caso, dove abitava lei? Vicino a Piazza Vittorio? Aspetti, faccio uscire sta gente e parliamo io e lei. Scusate, allora, voi a casa girate i canali, devo parlare con questo signore... No, parliamo. Dove ci siamo conosciuti? No, non è che ci siamo conosciuti, siccome... Ma lei è quello... Io forse ho capito dalla voce chi è. Ma non credo. Lei è quello della comunità, quel signore che... Se lei è abitato a Piazza Vittorio quando era giovane, adesso lo so. Quando ero giovane. È lei quello che... Quando ero giovane? Sì, quando era ragazzo. Ma secondo lei io quanti anni ho? Io dico roba d'infanzia, capito? Ah, roba d'infanzia. Certo, mica che è vecchio, però è una cosa logica. Lei quanti anni ha? Quanti anni ha lei? Io ce n'ho pochi, ce n'ho quasi 70. De che, de anatre? Giusto, de anatre. Ciao, senta, ci vediamo. Mi fa un favore? Mi fa un favore? Sì. Dato che lei è al telefono, può restare in linea con me un attimo? Sì. Perché io sto facendo questo programma televisivo sì. E vorrei che lei restasse un pochino in linea. Ma io guardo sempre. Ecco, però l'addebito... Sta zitto, anatrone! La sera, capito? L'addebito di questa telefonata tanto va in conto suo, sia tranquillo. Allora, può restare lei? Sì, però mi ci fa stare tra mezz'ora. No, però adesso... Diretta a me, aspetti un attimo, sì, va bene? Sì. Come si chiama lei? Anto dico, il nome soltanto. Bruno. Vabbè, io ti chiamo Anatro, va bene? Anatro. Puoi restare linea? Come no? Allora resta, intanto. Due minuti, sì. Quando io dico Anatro, tu ci sei. Mi chiami qualche un altro.